Ben ritrovati a questa puntata di Target, trasmissione di approfondimento della nostra emittente con ospite Marco Calvetti. Parliamo di elezioni, chiusa la parentesi dello scrutinio che ci ha interessato appunto all'inizio di questa settimana. Eh, rispetto ai risultati anche nella nostra provincia, si apre il dibattito su quello che eh, diciamo così è stato eh, il vero esito elettorale, ovvero il fatto che comunque meno della metà dei cittadini in Lombardia sia andato a votare anche in provincia di Lecco. Mi permetto, Marco, di iniziare con una provocazione, riannodiamo i fini da dove abbiamo lasciati l'altra volta. Lo scorso fine settimana ci sono state le elezioni e Sanremo, il festival italiano, grandi dibattiti. Io dico questa cosa, a meno Sanremo c'è una volta l'anno, perché di questi tempi si vota almeno tre volte l'anno. E secondo me, e poi do là il dibattito, eh, forse anche questa è la ragione per cui tanti non vanno più a votare. Osservazione pertinente, ti do un buon, vo ti do un buon voto per la Grazie Davide. Marco. Eh, nel senso che andare spesso a votare dissuade e poi fa diventare un atto, che comunque ha sempre la sua valenza civica, prima che politica, lo fa diventare una, una sorta di eh, sondaggio nell'urna di tendenze, se ne parla per dei mesi, chi ha votato, Cartier ritorna al sole, che poi non è vero, perché a Cartier ritorna al sole se andasse a votare il eh, 70% come una volta, 80%. e poi l'aspetto la, che elezioni politiche, queste, le amministrative, le, Euro le, le europee, le europee che saranno prossimo. in in questo momento ti faccio una provocazione, poi mi ecco, faccio io, no, credo che non si debba, chied... io tra l'altro chiedo scusa per la, per la parentesi, eh, se scrivessi sarebbe una parentesi, eh, ricordo, ricordo che è andato a votare meno del 50%, meno 30% nel territorio Chiesa che era tra le realtà, realtà nazionali col più alto indice di... Quindi è un fenomeno anche laddove la democrazia sostanziale esiste. Però perché ci chiediamo continuamente e da settimana, al di là del, frullato, del, del, del frullatore dei, dei voti che abbiamo che, visto le già Benissimo, chi ha vinto, chi ha perso. dico perché chiediamo noi continuamente a questa uh, maggioranza perché non ha votato? L'analisi è fatta su quali? I giovani che non hanno votato? Questa è una... Quella, la risposta te la do io, la politica che non tira più, e poi c'è il fatto che in queste, nelle famiglie italiane, al 60%, eh, l'attenzione maggiore è per la luce e per il gas, Ovvietà. per la quale ogni componente, prima di accendere la luce o accendere il gas, deve contare fino a 10. Questo lo sai benissimo, anche su altri versanti che voglio, Avremo tocco, modo di che voglio toccare con te. Di Avremo modo di allora, ecco la provocazione, chiediamo invece alla minoranza, cioè il 40% che va a votare, perché va ancora a votare? Ah, Questa è la domanda vera, dopo da rispondere. Poi rispetto al dato, e ha, rispetto al dato eh, generale dico che cominciamo a, a, a dire una cosa un po' che la Costituzione italiana prevede che votare sia un diritto. Non c'è scritto dovere, è un diritto dovere diventato nell'etica. Nell ecco, diritto, uno sentirsi in ascia, deve avere un minimo di pulsione, che se non è per il partito è per il candidato, però a parte qualche eccezione, anche i candidati in giro non hanno quel carisma attrattivo per cui dici lo voto perché va a rappresentarmi in regione o in Parlamento. Abbi pazienza, lasciamelo dire, Stefano... Sì, io, però ecco, Marco, hai ragione. Chiediamoci perché il 40% va a votare. Ecco. e dico su quattro persone: tre vanno perché hanno interessi. In questi, oh, bravo! In questi interessi ci metto tutto. E uno perché magari ci crede. C'è un voto di appartenenza ideale sì. e tre voti di interesse: non lo vedo negativo. E ti, non ti pare una diagnosi drammatica? Che sia, che sia così. Ma allora, se devo, se, devo, se devo ragionare in questi termini, secondo me è più drammatico. Cioè questa è una risposta conscia oppure no a questa tendenza dell'immanenza del pensiero corto, del sondaggio continuo, del post su Facebook e dei like che da qualche anno la politica ha. Per cui la dico in maniera eh, così: papale papale, eh, secondo me il fatto di aver convocato le elezioni regionali a, eh, a febbraio a sei mesi dalle politiche, ebbene, io sì, sì. Penso, non, non incoraggio a votare. E penso che sia anche stata una mossa per capire, anche se secondo me in sei mesi cioè, al governo, hanno preso giusto le misure. Sì, perché... Scusa, però Stefano, sei partito con la, con la, con la, con la, al sabato sera della settimana fa. Noi parlavamo di Sanremo, perché guarda anche quella coincidenza del Sanremo fino all'entrata di notte, tutte queste cose qua. Però ti pare possibile che metà dei commenti, delle analisi sul fenomeno sanremese abbia in qualche modo infilato la lama nella politica? E questo e quell'altro, e poi sono talmente politicizzato il Sanremo che va neanche a votare. C'è una, una, una discostanza spaventosa. È la schizofrenia. La schizofrenia. Ma, Benissimo. Eh, sì, è vero, io dico anche, però, e torno da dove sono partito, Marco: cioè non si può pensare di interpellare continuamente gli elettori, quasi sì, sì, sì. Come, come se fossero i bambini che chiedono sempre l'attenzione eh, ecco. eh, per rassicurarsi. Uno si prende la responsabilità di governare. E deve fare i conti con un pensiero lungo, con delle difficoltà, con delle critiche e con, diciamo così. Il problema è che non ne siamo più. E quindi la fuga degli elettori, non dico che sia una fuga, ma secondo me è anche un modo per dire ai politici: responsabilizzatevi. Noi, sì, sì. E eh, fateci ecco. vedere, siete stati votati, allora, fateci fa, vedere. Non c'è bisogno che l'umore cambia, giusto, fa, Marco? Fa, sì, fammi fare la mia parte consueta eh, nella, certo, vi, nella ci vita, vi, da, no? Da ormai da 40 anni. Allora. Cominciamo col dire, primo, che i giovani non vanno a votare. Eh. Eh, no, Stefano, siamo stati testimoni. Bisogna sempre raccogliere i dati dai fatti, certo, anche certo. quando parli di calcio, dei veri numeri, i fatti, non così le sensazioni. E allora, cosa abbiamo ascoltato con le nostre orecchie tre giorni fa? Che eh, domenica sera del voto a Lecco alle 10 di sera, nella, nella, in, un se, in un seggio centrale di Lecco, alle 10 di sera, alle 22. Il più giovane votante aveva 24 anni. I giovani non vanno Ed a votare. Era l'unico che era andato a votare tutto il giorno. No, l'unico. ma è, ecco, gli altri. E allora non è demagogia che fino a poco tempo fa c'è stato un dibattito durato settimane in cui si, addirittura c'era chi voleva favorire o introdurre il voto ai sedicenni. No, allora, dimmi che 16 sedicenni dove? Così li facciamo trovare? La merenda? in cabina? Come fai a mandarli a votare? se questo qua di 24 anni è l'unico delle chiese che aveva votato? Questo è un aspetto. L'altro è che io sono convinto eh, che ehm, voti la generazione mia, no? Già molto meno la tua, va bene? La mia è quelli poco più giovani di me, o, o più vecchi, che sono tantissimi. <ride> ecco, votano quasi sicuro. E allora la deriva. Cioè, ti Hai fatto una riflessione uh, da politico di politologia pura, eh, sul fatto da che avanti di questo passo il rischio, non vogliamo fare parlare dell'apocalisse. Eh, rischiamo di andare in un regime, una sorta di regime democratico, laddove la democrazia formale salva, uno può diventare sindaco di una città anche col 25% dei voti, Benissimo. Esempio. come ad esempio le chiese eh, recente, che però se in quella dimensione andiamo incontro a forme di democrazia, è una contraddizione in termini? Vabbè, è uno simolo? Una democrazia autoritaria? No, dimmi. Io penso, e chiudiamo, io penso che effettivamente questo eh, rischio ci sia, ma eh, è un po' come il fumatore accanito che smette di fumare e poi non sopporta più l'odore del fumo. Sì. Eh, gli elettori sono stufi di essere interpellati a ogni piesso spinto da una classe politica che non ha il coraggio di prendersi eh, il pensiero lungo, le scelte, abbiamo visto anche in queste ore cancelli super bonus, prima lo metti, poi lo togli, in corsa, perché? Perché non ci stava, funzionava prima, non funzionava dopo, e eh no, ragazzi, chi viene incaricato... Benissimo. Deve prendere il suo mandato, portarlo a termine con le sue idee prendersi le responsabilità dei successi e degli errori. Non ogni volta chiedere ah va bene, sì, è seconda degli umori perché mi spiace certo, dirlo. Certo. Gli umori cambiano nell'arco di una certo. giornata. Uh, io... Hai la saggezza di un sessantenne. Quanti hai... <ride> e, no, Te lo dico perché hai, hai questa analisi qua, mi permetti anche proprio di dirti che nell'ultima parola che hai detto. Stai rubando un po' di metafore a me. Ah, e, non va allora, bene. No, va bene, Mi paghi il diritto d'autore. Benissimo. Allora, anche oggi la SIAE, Marco, è iscritto. Gli arriverà il borderò, come delle canzoni. Eh. E daremo... Però, ecco, la verità, Marco, è che con questo chiudiamo così, questo sì, divertisman, sì. in effetti, da riflettere c'è sulla eh, tensionismo. Eh, certo. Però, non dimentichiamoci, dopo Sanremo, di questa cosa. Non c'è dubbio. Le canzoni, i ritornelli, devono eh, rimanere. Certo.